a tutti, sono tornata con un nuovo video e questo sarà un video un po' diverso dal solito. Infatti è da poco che mi sono dedicata, diciamo, un pochino più attivamente alle paste polimeriche e alla colorazione di alcuni cabochon oppure anche pezzi in legno, eccetera, con i pebeo. E quindi in questo video vi mostrerò che cosa ho realizzato con le paste polimeriche e che cosa ho realizzato appunto con i pebeo. Parto dal presupposto che queste sono le prime due sfornate, tra virgolette, chiamiamole così, di cabochon realizzati in pasta polimerica, anche se il risultato comunque devo dire che mi soddisfa abbastanza. Non ho fatto soltanto cabochon, ma ho fatto anche dei ciondoli, alcuni componenti per orecchini, eccetera. Non sono cose ovviamente complicate, sono cose semplicissime, però spero almeno che possano piacere. Allora, questi sono i primi cabochon che ho realizzato e sono veramente i primissimi. Alcuni li ho realizzati con degli stampi in gomma siliconica che avevo preso da Dea Creations, mentre altri semplicemente con dei cutter, dei tagliapasta. Infatti, questi qui li ho realizzati proprio con dei tagliapasta rettangolari. Allora, per quanto riguarda i colori, ho utilizzato tre panetti della Cernit, che sono i colori Glamour, e potete vederli nel video acquisti dell'Hobby Show di Roma, di cui vi metterò il link da qualche parte. Allora, come vedete, ci sono questi sotto che sono degli ovali 25x18, se non erro, sì. E poi c'è questo tondo da 25 mm. Poi c'è questo ovale che è 33x25. E infine questa goccia che ho realizzato con della pasta di scarto e poi dei pigmenti, che dovrebbe essere 25x40. Allora, ora passo a mostrarveli più da vicino. Allora, come vedete, questi sono dei dischetti semplicemente rettangolari. Allora, come vedete, queste sono delle sfoglie rettangolari in fimo che ho colorato poi con i pebeo Prism. Questo tipo di colorazione diciamo che mi piace molto e ho mescolato il bianco e l'oro. Vi anticipo che queste sfoglie rettangolari saranno oggetto del mio prossimo tutorial. Poi vi mostrerò come li trasformeremo. La misura è 1,2 cm per 2,2 cm, quindi è una sfoglia che potete realizzare in tantissime. Poi magari si può adattare l'incastonatura anche a rettangoli più piccoli e più grandi. Poi ci sono questi tre cabochon da 25x18 e sono secondo me bellissimi, fanno degli effetti veramente spettacolari. E sono stati realizzati appunto con il Cernit Bronze, Copper e Gold, quindi oro, la linea Glamour della Cernit. Mi sono veramente trovata bene con quei panetti, sia per la consistenza e sia anche per come si modellano, eccetera. Mi è piaciuta molto questa linea Glamour della Cernit. Poi ci sono anche questi due ovali, di cui uno è più tendente al bronzo e al copper, mentre l'altro tende all'oro e al bronzo. E devo dire che anche questi due mi piacciono molto. Poi c'è questo qui che è un cabochon ovale 33x25. L'ho sempre realizzato utilizzando questi panetti della Cernit. Anche qui devo dire che l'effetto è molto bello.
Un sacco di voi mi hanno detto che sembrano delle pietre dure. È un bellissimo complimento perché vuol dire che l'effetto rende. Magari in video si vedono anche meglio. E per finire, la prima infornata ci sono questi due. Uno è un cabochon da 25 mm e un'altra è una goccia. Questa goccia invece l'avevo realizzata con della pasta di scarto che ho coperto poi con dei pigmenti. Non è venuta perfetta, ma comunque il risultato mi piace, penso che la incastonerò. Ora vi mostro i cabochon che ho realizzato ultimamente. Ci sono questi, che sono sempre degli ovali da 25x18 e sono una base di verde realizzata con del premo pavone e dell'oro della Cernit che ho mescolato appunto insieme e si è venuto a creare questo verde molto bello. Poi le ho decorati con questi brillantini, questi glitter della stamperia dorati e niente, sono venuti carini. All'interno hanno qualche venatura sull'azzurro, ve lo mostro un po' più da vicino, ecco qui, mi piacciono molto, devo dire. Su questa linea ho realizzato anche un cabochon più grande ovale con le venature azzurre più in vista, questa volta però i glitter sono argentati e la base è sempre verde. Poi ho realizzato questi altri due ovali 25x18 mescolando sempre gli stessi colori ma ottenendo effetti diversi. Qui ho aggiunto anche dei pigmenti leggeri color bronzo, mentre questo invece è semplicissimo. Sulla stessa linea ho realizzato questa goccia mi piace molto, non so perché, ma mi ricorda alcuni dei quadri di Van Gogh. Vabbè, ho detto una baggianata sicuramente, però comunque l'effetto mi piace ed è stata realizzata sempre con lo stesso sistema. Poi ho realizzato questi due cabochon ovali grandi, sempre da 33x25 mm, e li ho realizzati mescolando fimo argento glitterato e fimo nero semplice. Cercando un po' di miscelare appunto i colori ho ottenuto questi effetti. Poi ho realizzato questo ovale con il premo pavone e dei glitter argentati e devo dire che il risultato mi piace molto. Eccolo qui. Infine, come cabochon ho realizzato anche una serie, diciamo, monocromatica, quindi questi sul bronzo sempre. Questo qui e questo qui. Questo è il Cernit bronzo, invece prima c'erano i pigmenti, e questo è copper e bronzo mescolati insieme. Ok, ora passo a mostrarvi qualche ciondolo che ho realizzato sempre con questi tre colori. Uno è questo qui, è appunto un rettangolo tagliato con un tagliapasta. E ci sono praticamente tre striscioline di Cernit e premo diverse. Sul retro ho applicato una striscia di fimo nero come base e su questa scia ho realizzato anche questo qui a forma di triangolo, questo qui sempre a forma di triangolo giocando con delle texture, questo a forma di rombo e questo più piccolino a forma di rettangolo. Poi ho realizzato questi componenti triangolari che voglio utilizzare per degli orecchini, questi componenti sempre fatti con varie texture che voglio utilizzare sia per un ciondolo che per un anello. Poi ho realizzato due perni così piccolini con il cuore. E il perno è appunto inglobato all'interno dei due cuori che ho realizzato.
che andrò a collegare invece a questi cuori fatti sempre con fimo nero e fimo argento, miscelati un po' tra di loro, sempre con questo particolare di questa texture. Eccoli qua. Infine, per quanto riguarda le paste polimeriche, ho realizzato anche questi due componenti che voglio utilizzare per fare degli orecchini. Per quanto riguarda i pebeo, invece, ho realizzato queste basi per cameo con varie colorazioni appunto di pebeo, questi rombi di legno. Eccole qui che mi piacciono tantissimo. E questo disco di madreperla da 25 mm. Devo dire che gli effetti dei pebeo mi piacciono veramente tantissimo. Come vernice, per quanto riguarda i cabochon e tutti i componenti in fimo e paste polimeriche, ho utilizzato questa qui che vi ho mostrato già nel video del concorso Arte Deco, infatti l'ho presa proprio da loro. Devo dire che l'effetto lucido mi piace veramente tantissimo, sembra veramente vetro. Ci mette un po' di tempo ad asciugarsi, e poi in alcune zone fa delle bollicine. Se però viene usata su delle superfici piane, queste bollicine non si creano. Quindi non so se è un problema della mia stesura oppure se è proprio la vernice che fa questo effetto. Fatto sta che comunque la tenuta è ottima, l'effetto lucido anche, penso si sia visto in tutti i cabochon. E io continuerò ad usarla perché mi piace veramente molto, molto di più di quella Fimo che adesso ho accantonato e che sta appunto in un cassetto. Quindi, se avete qualche consiglio da darmi, sono ovviamente ben accetti. Io sono una dilettante per quanto riguarda le paste polimeriche. E niente, spero che le mie creazioni, comunque seppur semplici, vi siano piaciute. Per il momento vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao ciao!